Vero nulla da qui. Posizione del bambino, Ballasana. Portate le braccia verso avanti. Alluce insieme, ginocchia alla distanza del tappetino. Oggi muoviamo. Tre inspiri, espiri qua. Profondi. Ancora due. L'ultimo. Inspiro, arrivo su, posizione da tavola. Le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche. Gatto Mukha, tre giri. Inspiro qua, in arco, guardo verso alto. Espiro, curvo la schiena, mento verso il petto. Ancora due, inspiro. Espiro, gatto. L'ultimo inspiro e respiro. Inspiro qui, comincio qua a fare i cerchi. Cerchi grandi. Oggi ancora più abbronzata. Non c'è ombra da nessuna parte qua. Cambio. Ora due in questa direzione, l'ultimo. Facciamo i polsi, giro le dita delle mani verso le ginocchia, cammino le ginocchia verso le mani, inspiro qui, espiro dietro. Riscaldiamo bene i polsi, avambraccia, viso rilassato, respiro profondo. Ancora due, inspiri, espiri profondi. L'ultimo. Inspiro, torno su. Espiro, cambio le mani, quindi collo delle mani giù verso il tappetino, le dita delle mani ben aperte. Inspiro qua. Espiro dietro. Riscaldiamo ancora avambracci, polsi. Viso rilassato, respiro Ujjayi, ancora due, l'ultimo, inspiro qui, torno su, espiro, vengo a punta i piedi, le dita dei piedi, check out your hands, fate giri con i polsi, cambio. Inspiro qui, incrocio le dita delle mani, le mani verso di me, mento verso il petto, protrazione delle scapole, quindi le scapole si allargano. Inspiro le mani verso alto, espiro le braccia verso destro. Tre inspiri, espiri qua, lato sinistro del corpo, ancora due. L'ultimo. Inspiro al centro, espiro verso sinistro. Tre inspiri, espiri qua, lato destro del corpo, quindi qua stiamo allungando. L'ultimo. Inspiro le braccia verso alto, espiro le dita delle mani dietro la testa. Inspiro. Espiro, spingo la testa verso le mani, apro bene il petto, i gomiti, porto le scapole insieme, quindi retrazione delle scapole. Ancora due. L'ultimo. Inspiro su, espiro, porto le mani giù, posizione del tavolo, batto i piedi, faccio i cerchi con le caviglie. Appunto i piedi, cani con la testa in giù. Fate una camminata nel posto, un talone su, un talone giù. Le dita delle mani ben attive, pollice e indice.
E da qui inspiro high plank. Rimango qui, spingo le mani verso il tappetino, scapiola verso alto. Un inspiro. Espiro dietro, cane con la testa in giù. Di nuovo, inspiro, asse, high plank. Rimango qui. Ancora due. L'ultimo. Espiro, cane con la testa in giù. Un'altra volta così, inspiro in avanti. E poi espiro dietro. Cammino le mani verso i piedi. Piedi la distanza delle anche, quindi due pugni dentro alluce. Inspiro, mi allungo, Ardha Uttanasana. Espiro, piego, Uttanasana. Ancora due, inspiro. Espiro. L'ultima volta, inspiro. Espiro. Inspiro, torno su in piedi, guardo verso le mani. Espiro, swan dive, scendo. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Inspirando, cammino le mani in avanti. Asse. Rimango qui, scapiola verso alto. Glutei attive, talloni verso alto. Comincio qua ad andare avanti e dietro su punti dei piedi. L'ombelico verso la schiena. L'ultima volta rimaniamo qui con le spalle in avanti. Espiro ginocchia giù. Modify chaturanga, quindi scendo con il petto. Qui inspiro, torno su. Espiro dietro, cane con la testa in giù. Un inspiro. Espiro, inspiro in avanti, asse, sulle punte delle dita del piede, espiro, ginocchia giù, modify chaturanga, scendo con il petto, rimango qui, gomiti stretti, inspiro su, espiro dietro, cane con la testa in giù. Facciamo una volta ancora, non c'è due senza di tre, inspiro, asse, questa volta espiro, chaturanga, con o senza le ginocchia, rimango qui, inspiro su, espiro dietro, cane con la testa in giù. Inspiro, cammino le mani verso i piedi. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, torniamo su in piedi. Sguardo verso alto, espiro, porto le braccia verso dietro, incrocio le dita delle mani, inspiro qui, apro il petto, espiro, piego le ginocchia e scendo. Tre inspiri, espiri. Polsi insieme, testa rilassata. Ancora un inspiro, espiro. Da qui inspiro, Ardha Uttanasana con le dita delle mani incrociate. Espiro, lascio andare le mani e scendo. La mano destra sul gomito sinistro, la mano sinistra sul gomito destro. Le ginocchia leggermente piegate. Lascio andare le mani, inspiro, mi allungo. Espiro, piego. Inspiro in avanti. Down dog, cane con la testa in giù. Porto i piedi insieme, inspiro, sollevo la gamba destra, espiro, piego il ginocchio destro, apro il bacino. Due inspiri qua, magari fate piccoli cerchi con la caviglia destra. Inspiro, sollevo la gamba destra, tallone sinistro, espiro, ginocchio al naso, vengo in avanti, piedi destro dentro le mani, lunge. Inspiro, espiro, scendo con il ginocchio sinistro, piedi sinistro, inspiro, low lunge, sollevo le braccia, tre inspiri, espiri qua, opzioni qui, le mani verso alto, cactus arms, oppure potete incrociare le dita delle mani verso dietro. Apro il petto, ancora due. L'ultimo.
Inspiro, porto le braccia su se non stanno lì. Espiro, porto le mani fuori il piede destro. Inspiro qua. Espiro, stendo la gamba destra, quindi half split. Piedi destro a martello. Altri due, inspiri, espiri. L'ultimo. Qui inspiro, mi allungo. Espiro, cammino le mani verso destro. Quindi scendo con il piede destro verso destro. Le mani sotto le spalle. Due, inspiri, espiri. L'ultima. E da qui inspiro, cammino le mani verso piede destro. Appunto il piede sinistro, sollevo il ginocchio sinistro. Inspiro, lunge. Espiro, cammino le mani verso centro. Quindi tutte e due piedi, le dita dei piedi verso interno. Inspiro qui, la schiena piatta. Espiro, scendo. Altri due, inspiro, mi allungo. Porto le scapole insieme. Espiro, piego. L'ultimo, inspiro. Espiro, Skandasana. Quindi comincio a piegare un ginocchio, poi l'altro. Magari scendendo di più. Respiro profondo. Arriviamo con il ginocchio sinistro verso dietro. Piedi destro martello. Inspiro qui, lunge. Espiro qua. Inspiro, sollevo la gamba destra. Espiro, piego il ginocchio destro. Sguardo sotto l'ascella sinistra. E qui, wild thing, flip your dog. Inspiro, porto il bacino verso alto. La gamba sinistra stesa. Ginocchio destro piegato. L'ultimo. Inspiro, scendo con il bacino. Espiro, la mano destra al tappetino. Ginocchio al naso. Inspiro, sollevo la gamba destra. Espiro, cane con la testa in giù. Inspiro, asse. Espiro, vinyasa a 90 gradi con i gomiti. Inspiro, urva mukha, up dog. Oppure cobra. Espiro, adho mukha. Un inspiro, espiro. Porto i piedi insieme. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Espiro, piego ginocchio sinistro. Piedi sinistro, martello. Breathe. E da qui, inspiro, sollevo la gamba sinistra. Tallone destro. Espiro, ginocchio al naso. E poi piedi sinistro dentro le mani. Lunge. Inspiro. Espiro, scendo con il ginocchio destro. Collo del piede destro. E qui inspiro, sollevo le braccia. Low lunge. Opzione qui, rimango qua. Oppure cactus. Oppure quello che ho fatto prima. Quindi incrocio le dita delle mani, apro il petto. Tre inspiri, espiri. Due. Spingo con il collo del piede destro, no? L'ultimo. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro, scendo con le mani e stendo la gamba sinistra. Half split. Breathe, mezza spaccata. Piedi sinistro a martello. Bacino squadrato. L'ultimo. Qui inspiro, mi allungo. Espiro, cammino le mani verso sinistra. Quindi le mani sotto le spalle. Piedi sinistro verso sinistra. Altri due, quindi IT band. L'ultimo. Inspiro, cammino le mani verso piedi sinistro. Riporto il piede sinistro giù. Appunto piedi destro, sollevo ginocchio sinistro. Inspiro qua. E poi espiro, cammino verso centro. Io mi giro così. Tutti e due i piedi verso interno, inspiro, mi allungo, espiro, scendo. Questa volta inspiro, sollevo le braccia,
Espiro, porto le mani dietro la schiena, incrocio le dita delle mani, inspiro qui, apro il petto, draw back bend, piccolo piegamento indietro, espiro, piego. Quindi qua, testa rilassata, opzione qui, comincio a fare skandhasana con le mani incrociate, le dita incrociate. Opzione, no? Ancora due, inspiri, espiri. L'ultimo. Qui torno al centro, inspiro, mi allungo. Espiro, lascio andare le mani, scendo. Inspiro, mi allungo. Espiro, skandhasana di nuovo. Quindi magari questa volta senza le mani, quindi lavoriamo di più le gambe. Questa volta arrivate con il ginocchio destro piegato, io sono contrario. Inspiro, espiro, verso il piede sinistro, un passo dietro, plank. Inspiro, plank, espiro, cane con la testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra, piego il ginocchio, guardo sotto ascella destra e qui mi giro, wild thing. Bacino verso l'alto, la gamba destra stesa, ginocchio sinistro piegato, ancora un inspiro, espiro, inspiro, scendo con il bacino, espiro, mano sinistra al tappetino, sollevo la gamba sinistra, espiro, ginocchio al naso, inspiro su, espiro, cane con la testa in giù, rimango qui. Un inspiro, espiro. E da qui inspiro in avanti, espiro, scendo con le ginocchia e cammino le mani verso alto. Quindi posizione del cucciolo, puppy pose. Mento giù per chi arriva, petto giù per chi arriva. Se avete le spalle legate, aprite più le mani, le braccia. Ancora due, l'ultimo, da qui inspiro, spingo con le mani, cammino le mani dietro, scendo sull'avambraccio, inspiro, espiro a punta, le dita del piedi, dolphin pose, delfino, bacino in alto, cammino i piedi verso i gomiti. 3, inspiri, espiri qua. L'ultimo. E da qui inspiro, sollevo la testa, espiro, cammino, i piedi verso dietro, forearm plank. Rimango qui. Comincio ad andare avanti, dietro, sui punti dei piedi. L'ultimo. Espiro, ginocchia giù. Inspiro Sphinx, apro il petto, spingo con i gomiti, espiro forearm plank, inspiro, espiro ginocchia giù, inspiro Sphinx, l'ultima volta, espiro appunto le dita del piede, inspiro forearm plank, espiro qui, un altro inspiro, espiro ginocchia giù. Inspiro Sphinx, espiro Seal. Quindi le braccia stese, petto verso alto, petto aperto, scapola verso giù. L'ultimo inspiro. Espiro, scendo con i gomiti, con le braccia sotto le spalle e arrivo in Ballasana, posizione del bambino. 3, inspiri, espiri, magari qui potete muovere il bacino verso destro, verso sinistro. L'ultimo, inspiro, espiro. Inspiro, tavolo, oppure gatto. Espiro, cane con la testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra.
Sollevo il tallone sinistro, espiro ginocchio al naso. Piedi destro dentro le mani, lunge. Inspiro. Apro le mani verso il cielo. Qui high lunge. Breathe. Giro le mani verso interno. Sguardo verso avanti. Inspiro. Espiro, tallone sinistro giù, warrior one. Inspiro qua. Espiro, cactus. Apro il petto. Gomiti a 90 gradi. Inspiro. Espiro, porto le braccia verso dietro. Incrocio le dita delle mani. Inspiro qua. Apro il petto. Espiro, humble warrior. Testa rilassata. Spalla destra dentro ginocchio destro. Ancora due. L'ultimo. Inspiro, arrivo su metà strada. Espiro, la mano sinistra giù verso il piede destro. E da qui inspiro, sollevo il braccio destro. Quindi torsione qua, con il tallone sinistro ancora giù sul tappetino. Ancora due. L'ultimo. Espiro, scendo con la mano destra. Sollevo il tallone sinistro. Inspiro, la gamba destra in alto. Espiro, ginocchio al naso. Reset the spine. Inspiro, sollevo la gamba. Espiro, cane con la testa in giù. Da qui, inspiro, high plank. Espiro, chaturanga. Inspiro, high plank. Espiro, cane con la testa in giù. Breathe. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Tallone destro. Espiro, ginocchio al naso. Piedi sinistro dentro le mani. Lunge. Tensione qua, 90 gradi. Ginocchio sinistro sopra la caviglia sinistra. Inspiro, sollevo le braccia. High lunge. Rimaniamo qua. Giro le dita delle mani verso interno, quindi mignoli. Breathe. Qui inspiro. Espiro, tallone destro giù. Braccia ancora verso alto, warrior one. Inspiro. Espiro, cactus. Incrocio le dita delle mani dietro la schiena. Inspiro qui, apro il petto. Espiro, piego, ginocchio, la spalla sinistra, dentro ginocchio sinistro. Humble warrior. Tre inspiri, espiri. L'ultimo. Qui inspiro, mi allungo. Espiro, porto la mano destra vicino piedi sinistro e da qui inspiro, apro il braccio sinistro verso alto. Breathe. Quindi qui stiamo allungando adduttore destro, l'ultimo. Espiro, porto la mano sinistra giù, sollevo il tallone destro. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Espiro, ginocchio al naso. Inspiro, sollevo. Espiro, cane con la testa in giù. Inspiro, high plank, asse. Espiro, vinyasa, chaturanga. Inspiro, urva mukha. Espiro, adho mukha. Breathe. Da qui, spingo forte le mani, mani attive. Inspiro, sollevo i talloni. Porto le spalle verso le orecchie, quindi elevation delle spalle. Piccoli passi, piedi verso le mani, tentando di non alzare le mani, quindi sto sempre spingendo le mani. Inspiro, Ardha Uttanasana, spalle nella stessa linea delle anche, espiro, piego. Inspiro, torniamo su, sguardo verso le mani, espiro, mani al cuore, occhi, gli occhi chiusi. Pollici verso lo sterno. Sentite il vostro cuore.
il vostro battito. Da qui inspiro, apro gli occhi, porto i piedi insieme. Inspiro, piego le ginocchia, Utkatasana, chair pose, sedia. Breathe. Non importa le mani insieme oppure le braccia separate. Da qui inspiro, sollevo i talloni. Mango qui. Per chi riesce, talloni insieme. E da qui inspiro, mi piego. Half chair, Ardha Utkatasana. Un inspiro. Espiro, porto le mani giù, Bakasana. Quindi le ginocchia verso ascelle, sul tricipite. Vado in avanti, sollevo i piedi. Breathe here, con i gomiti piegati oppure stese. Inspiro. Espiro, Vinyasa. Chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha, Cobra. Espiro, Adho Mukha. Breathe. Da qui inspiro, sollevo i talloni. La stessa cosa abbiamo fatto prima. Piccoli passi con i piedi verso le mani, senza fretta. Tentando di non alzare le mani per chi ha bisogno, palpastrelle, no? Piedi insieme. Inspiro, piego le ginocchia, Utkatasana di nuovo. Espiro, torsione verso destro. Quindi, gomito sinistro, fuori ginocchio destro. Breathing here, torsione. Inspiro, sedia. Mi allungo. Espiro, torsione verso sinistro. Porto il gomito destro, fuori ginocchio sinistro. Pollici verso l'esterno. Breathe. Inspiro, mi allungo, sedia, giù, espiro, piego. Inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, Uttanasana. Inspiro, piego le ginocchia, di nuovo, sedia. Espiro, torsione verso il destro, di nuovo. Pollici verso lo sterno. Da qui inspiro, sollevo il tallone sinistro, quindi trovate il vostro dristi, sguardo, e da qui sollevo il tallone sinistro verso gluteo sinistro, lentamente un passo indietro, lunge twist, breathe, inspiro high lunge, espiro warrior two. Mi stanno bruciando i piedi. Tre respiri qua, attenzione, ginocchio destro sopra la caviglia destra, spalle rilassate, sguardo verso la mano destra. Da qui inspiro, stendo la gamba destra, porto le mani insieme. Espiro, warrior two. Ancora inspiro. Espiro. L'ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui inspiro, stendo la gamba destra, espiro, Trikonasana. Quindi vado in avanti fino a non riesco a andare più. E poi porto la mano destra fuori il piede destro, sguardo verso la mano sinistra. Mano destra attiva, spingendo verso il tappetino oppure il blocco. Con le gambe forte, inspiro, sollevo le braccia. Espiro, reverse triangle. Trikonasana, reverse. Inspiro. Espiro, piego ginocchio destro. Reverse warrior. Inspiro, sollevo le braccia. Espiro, Vinyasa. Quindi, plank, Chaturanga. Up dog. Down dog. Due inspiri, espiri, mani attive. Inspiro, sollevo i talloni,
Espiro, piccoli passi, piedi verso le mani. Piedi insieme. Inspiro, Ardha Uttanasana, con i piedi insieme. Espiro, Uttanasana. Inspiro, piego le ginocchia. Chair, sedia, Utkatasana. Espiro, torsione verso sinistro. Quindi porto il gomito destro fuori ginocchio sinistro. Pollici verso l'esterno. Breathe. E da qui sollevo il tallone destro. Quando siete pronti, no? Porto il tallone destro verso il gluteo destro. E poi un passo dietro, lunge twist. Breathe. Inspiro, high lunge. Espiro, apro, warrior two. Ginocchio sinistro sopra la caviglia sinistra. Sguardo verso la mano sinistra. Spalle rilassate. Qui inspiro, stendo la gamba sinistra, porto le mani insieme. Espiro, warrior two. Coda due, inspiro. Espiro. L'ultimo, inspiro. Espiro. Da qui inspiro, stendo la gamba sinistra. Vado in avanti. Espiro, Trikonasana. Apro il petto, sguardo verso la mano destra. Ancora due. L'ultimo. Inspiro, torno su. Espiro, reverse triangle. Trikonasana al reverso. Inspiro. Espiro, piego ginocchio sinistro, reverse warrior. Breathe. Inspiro, warrior two. Espiro, vinyasa. Or pure downward facing dog. Inspiro, Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha. Breathe. Da qui inspiro, sollevo la gamba destra. Espiro, ginocchio destro, gomito destro. Inspiro qui. Espiro, ginocchio verso gomito sinistro. Apro il piede destro, la gamba destra. Tallone sinistro giù. E qui inspiro, apro il petto. Side plank. Variation. Inspiro. Espiro, porto la mano sinistra giù. Optional, chaturanga. Inspiro, sollevo la gamba destra. Espiro, cane con la testa in giù. Inspiro, asse. Espiro, vinyasa. Inspiro, Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha. Breathe. Da qui inspiro, sollevo la gamba sinistra. Espiro, ginocchio sinistro, gomito sinistro. Poi gomito destro, tallone destro giù, apro la gamba sinistra e inspiro qua. Apro il braccio destro verso alto. Breathe. Opzione, la mano destra giù, chaturanga. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Espiro, cane con la testa in giù. Inspiro, high plank. Espiro, balasana, posizione del bambino. Breathe. Inspiro, gatto. Espiro, balasana. Ancora inspiro, gatto. Scapola verso alto. Espiro, balasana. Inspiro, tavola. Espiro, cane con la testa in giù. Da qui, un passo, un salto, cammino. Piedi fuori le mani. Malasana, yoga squat. Gomiti verso le ginocchia, verso interno. Pollici verso l'esterno. Sto
Sto sudando. Breathe. Ancora due. L'ultimo. Di nuovo, Bakasana. Quindi porto le mani giù, cammino i piedi sotto le anche. Piego le ginocchia, porto i gomiti. No, scusami. Porto le ginocchia verso ascelle oppure tricipite, mani tipo per chaturanga, cane con la testa in giù. Inspiro, sollevo il bacino, espiro, piego i gomiti e sollevo i piedi. Qui potete giocare un po', per chi vuole fare tipo tripod headstand. Inspiro, espiro, chaturanga. Inspiro, Urdhva Mukha. Espiro, Adho Mukha. Inspiro, espiro, porto le ginocchia giù. Mi siedo un attimo. Io bevo un po' di acqua. Vediamo chi c'è, se riesco a vedere. Io non riesco a vedere nulla. Da qui inspiro, porto le mani verso alto, le braccia verso alto, espiro, gomito destro sotto gomito sinistro. Quindi le braccia di aquila. Inspiro qui, sollevo le braccia. Espiro, curva la schiena, porto i gomiti verso l'ombelico. Inspiro, apro. Espiro, scendo con i gomiti. L'ultimo, inspiro. Espiro. Da qui inspiro, apro. Apro veramente. Espiro qua. Inspiro. Espiro, gomito sinistro sotto gomito destro. Per chi riesce, no? Portate le mani insieme oppure rimanete con le mani sulle spalle. Inspiro qua, apro. Espiro, piego. Curvo la schiena alta. Inspiro, apro. Espiro, curvo, protrazione delle scapole. Inspiro, qui apro. Espiro, curvo. Inspiro qui, torno su, apro le braccia. Espiro, riporto le mani giù, appunto le dita del piedi, cane con la testa in giù. Da qui, inspiro, sollevo la gamba destra. Espiro, pigeon pose, right side pigeon. Quindi ginocchio destro, fuori l'anca destra, verso la mano destra. Rimango con il ginocchio sinistro sollevato, cammino il piede sinistro un po' verso dietro e poi scendo con ginocchio sinistro, collo del piede sinistro, inspiro qui, apro il petto, espiro, pigeon pose. Posso scendere, basta così, no? Sui gomiti. O magari cammino le braccia in avanti, porto il terzo occhio giù al tappetino. 5 respiri. Ancora 3. L'ultimo. Da qui inspiro, cammino le mani verso dietro. Espiro, scendo sul gluteo destro e da qui voglio portare la gamba sinistra sopra la gamba destra, quindi double pigeon, tallone sinistro sopra ginocchio destro, ginocchio sinistro sopra la caviglia sinistra, tutti e due piedi a martello. Inspiro qua, mi allungo, rimango qui oppure espiro, piego. Per chi riesce, 5 respiri qua, questo è molto intenso. Ancora
ancora 3. L'ultima. Inspiro, torno su con le mani. Porto le mani verso dietro. Espiro, apro i piedi la distanza del tappetino e comincio a portare le ginocchia verso interno e poi verso esterno. Torniamo qui. Porto la caviglia sinistra sopra la caviglia destra. Vinyasa. Petto in avanti, le gambe verso dietro. Inspiro qua, apro. Urva Mukha, espiro. Cane con la testa in giù. Inspiro, sollevo la gamba sinistra. Espiro, pigeon pose, left side. Non scendete ancora con il ginocchio destro, invece camminate il piede destro verso dietro e poi lentamente ginocchio destro giù, collo del piede destro giù. Inspiro qui, apro il petto, mi allungo. Espiro, cammino le mani in avanti, pigeon pose. Breathe, rilassate il viso, 5 respiri. Ancora 2. L'ultima. Lentamente inspiro, cammino le mani verso dietro, giro sul gluteo sinistro. Porto la gamba destra in avanti e poi la caviglia destra sopra ginocchio sinistro. Double pigeon. Tutte e due piedi a martello. Attenzione qua, no? Le tibie sopra. Bacino squadrato. Inspiro qua, mi allungo. Posso rimanere qui oppure espiro. Piego. 5 respiri, double pigeon. Ancora 3. L'ultima. Inspiro, torno su se avevo piegato. Espiro, porto le mani dietro, lascio andare le gambe, quindi le ginocchia piegate. Piedi la distanza del tappetino, qua inspiro, espiro portando le ginocchia verso interno e verso esterno. Si chiama windshield wipers. L'ultima. Questa volta l'ultima vinyasa, la caviglia destra sopra la caviglia sinistra, da qui un po' di momentum, no? Petto in avanti. Gambe verso dietro, inspiro Urva Mukha oppure Cobra, espiro Adho Mukha. Inspiro, espiro, scendo con le ginocchia. Le ginocchia sotto le anche, le mani sotto le spalle. Qui, inspiro e poi espiro, porto la gamba destra. Piedi destro verso esterno, no? L'arco del piede destro nella stessa linea del ginocchio sinistro. Inspiro, espiro, vado indietro, quindi è metà straddle, metà balasana, posizione del bambino. Breathe. Per chi è più flessibile, potete pure camminare il piede destro più in avanti. Ancora 3. L'ultima. Inspiro qui, torno su. Espiro ginocchio destro sotto l'anca destra. Inspiro qua. Espiro piedi sinistro verso esterno, verso sinistro. L'arco del piede sinistro nella stessa linea del ginocchio destro. Inspiro qui. Espiro, vado dietro con il bacino, cammino le mani in avanti, oppure magari state così, o state bene così,
breathe. E per chi è più flessibile potete portare la gamba sinistra più in avanti, piedi sinistro più in avanti, ancora due, l'ultimo, inspiro torno su, espiro ginocchio sinistro sotto l'anca sinistra, mi siedo sul tallone e poi porto le gambe verso avanti. Le ginocchia piegate, piedi paralleli, mani verso avanti, mani attive, mento verso il petto, l'ombelico verso la schiena, lentamente scendo senza alzare i piedi, senza andare in fretta, quindi lento, 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 curvo la schiena alta, prima lo sacro, il sacro, schiena, spalle. Quando arrivate, portate le ginocchia verso il petto. Rimango con il ginocchio sinistro, ginocchio destro al petto. Stendo la gamba sinistra. Da qui inspiro. Con la mano sinistra, espiro, porto il ginocchio destro verso sinistro. Quando arrivo qua, alzo poco poco l'anca sinistra, portandolo sotto l'anca destra. Torsione qua, sguardo verso la mano destra. Due. L'ultimo. Da qui inspiro, torno su. Ginocchio destro al petto. Espiro, cambio. Ginocchio sinistro al petto. Stendo la gamba destra, da qui inspiro, porto il ginocchio ancora più vicino, espiro la mano destra sopra il ginocchio sinistro, torsione verso destro, quando arrivo qua alzo poco poco l'anca destra e poi espiro, sguardo verso la mano sinistra, ancora due, l'ultimo. Inspiro qui, torno con il ginocchio sinistro al petto, espiro ginocchio destro al petto, tutte e due ginocchia al petto. Qui faccio un massaggino sulla la schiena lombare. Comincio ad andare su e giù sulla schiena. E qui, per chi sta praticando, vi invito, non so se riesco a vedere chi c'è, vi invito a fare tipo un'inversione, ciao guys, un'inversione, un piegamento, low connection, sorry guys, no connection, non so perché. Comunque, per chi vuole fare inversione, oppure piegamento indietro, il momento, handstand, pincia, headstand, e poi vi lascio in shavasana. Io sto sul wifi, quindi non so perché non c'è connection. Comunque questa pratica la salvo comunque e metterò su YouTube perché ho registrato pure con l'altro telefono.